Ciao ragazze e ciao ragazzi, come promesso nel video precedente, ora vi recensisco dei prodotti di idratazione. Inizio con una provetta di Yves Rocher, questa è la... un attimo solo, latte vellutato per il corpo al profumo di cocco. Ha un profumo di Bounty. A me non piace molto il cocco sintetico o il cocco utilizzato a scagliette per dare la profumazione, ma adoro il cocco da mangiare. Per me non è estate se non mangio almeno una fella di cocco, come cantava Tony Tammaro. Ma buonissimo. Allora, è un prodotto, non so se si vede, molto cremoso. Vediamo se riesco a farne mettere un po' sulla mano. Ce la puoi fare, eccolo qua. Troppo? Scusa, torno un attimo indietro. Vabbè. Ne ho rimesso un po' dentro. Ok. Eccola qua. Allora, è una crema molto ricca, ma nel frattempo molto delicata. Come se fosse acqua, ma idrata benissimo. Mi piace molto da utilizzare come tipo nelle zone dove si è un pochino più secchi e in più è anche un po' rinfrescante. In questo momento ho il palmo della mano, si chiama palmo questo? No, dorso della mano, scusate l'ignoranza. Molto rinfrescato. E rimane sulla pelle questo profumo di cocco che è veramente molto buono. Non è così sintetico, non è fastidiosamente sintetico, anzi, mi piace come profumo. Che dire, idrata, ti profuma, è facile da stendere. Mi è piaciuto. La finiamo subito, subito praticamente questa. Secondo prodotto di cui voglio parlare è l'olio alle mandorle dolci. Dei provenzali, elasticizzante corpo naturale, prestato a freddo grazie ai suoi principi naturali, emollienti e protettivi. Questo olio è efficacissimo per nutrire e ridratare le pelli secche e aride ed è un ottimo elasticizzante dei tessuti epidermici. Applicare una quantità sufficiente nella zona del corpo da trattare e massaggiare fino al totale assorbimento, controllo salute natura, dermatologicamente testato per i metalli pesanti, nickel, cromo, cobalto. Vediamo se c'è scritto qualche altra cosa. Prodotto erboristico naturale, 100% vegetale, prodotto adatto a chi manifesta intolleranze comuni materiali, certificato LAV per controllo test degli animali. Energia pura, prodotto vegan, WWF, mi piace tanto il WWF. Proteggi la natura, riciclalo nel vetro, sì, appena finisce. Cosa, se c'è scritto qualche altra cosa qua? Abbiamo ottenuto la certificazione di prodotto 100% Made in Italy, rilasciato dall'Istituto per la tutela dei prodotti italiani. Garanzia di qualità per i tuoi prodotti. Il nostro ciclo produttivo è interamente italiano. Ogni giorno garantiamo così un posto di lavoro sicuro a centinaia di famiglie, grazie, generando reddito e ricchezza e il benessere della nazione. Il nostro è tutto italiano. Le mandorle dolci l'olio di mandorle dolci ottenuto con un intero ciclo italiano, filiera controllata con mandorle selezionate provenienti da Piemonte, Campania e Sicilia, scusate, sono della Campania, me lo dovevo dare gratis. Prodotto e confezionato a Genova e nei nostri stabilimenti. Allora, questo prodotto ormai ce l'ho da più di un anno, mi devo anche muovere a smaltirlo. Quanto potrebbe rimanere aperto? 12 mesi, sì, l'ho aperto inizio anno. Me ne è rimasto tanto così, ne ho abusato letteralmente quest'estate perché non avevo voglia di aprire. Di mettermi una crema, mettevo quella solare se mi ero esposta al sole, ma il più delle volte quando non mi esponevo al sole mettevo solo l'olio sulla pelle umida e andavo bene così. Quindi, come idratante per il corpo, quest'estate è stata la mia salvezza perché ovviamente andando al sole d'estate ci si disidrata la pelle e non ce ne si rende conto perché non ci si ha voglia.
frase è uscita una schifezza. Comunque, non si ha voglia di mettere creme perché fa caldo, ma la pelle comunque ha bisogno di essere idratata. E un olio è la salvezza. L'ho usata anche mia sorella, poi lei se ne è comprata un'altra confezione, quindi questa poi l'ho finita di smaltire, la sto finendo di smaltire io. Mi è piaciuta come prodotto da mettere sul viso e sul contorno occhio e sulle, la sul contorno occhio e sulle labbra post maschera. Bagno ancora il viso con un po' di acqua termale, poche gocce, un paio sulla fronte, naso, mento, un paio sulle guance. Vado a fare dei piccoli massaggi il tempo che si assorbe il tutto. Ne metto anche un po' sul collo e sul décolleté, sempre inumidito, passaggio massaggio. Per quanto riguarda il contorno occhi, una gocciolina divisa a metà, faccio i miei massaggini. Idem sulle labbra e come idratazione post maschera è stupenda, mi piace tantissimo. L'ho usato anche sulle ciglia con un vecchio contenitore che è di mascara trasparente, sempre per il trattamento delle ciglia e delle sopracciglia. L'ho usato almeno per un 6 mesi consecutivi e mi ha idratato, mi ha fatto un'azione ristrutturante per la crescita. Ho ancora dei buchetti, ma se sono riempiti abbastanza. Le mie ciglia sono molto più forti, ne cadono molto di meno rispetto a prima e sono molto più lunghe. Mi è piaciuto tantissimo. Mi piace anche come prodotto per idratare le cuticole e le unghie. Ne metto un po' sulle unghie, faccio dei piccoli massaggi per rinforzare leggermente le mie unghie, vado a lavorarlo sulle cuticole, le spingo indietro con un bastoncino, qualsiasi cosa per tirare indietro le cuticole. Sono molto più idratate, quando le utilizzo le vedo molto più, rimangono schiacciate dentro, molto di più rispetto a se uso una crema o se uso soltanto, non lo so, quei prodotti che servono proprio per reidratare. Mi piace moltissimo. E un altro uso che ne faccio, miscelo con dello zucchero fino o del sa dello zucchero fino, volevo dire dello zucchero o del sale fino per farmi lo scrub e lascia sulla pelle un profumo dolciastro che mi piace tantissimo. Io normalmente questi scrub li faccio con l'olio d'oliva, però ovviamente l'olio d'oliva ti lascia addosso quella senza, quel profumo tipico dell'olio d'oliva, invece questo è molto più dolciastro e meno unto ha un odore molto più gradevole rispetto all'olio d'oliva. Mi sta piacendo tantissimo. Ora lo devo finire, lo devo smaltire il prima possibile perché ormai è quasi un anno che lo tengo, deve essere finito. Altro prodotto per idratare il corpo, questo prodotto della Voco, la linea viola, è una crema per idratare le mani al pantenolo e vitamina E. È tedesca, mi piace, torno subito, ecco, mi piace da impazzire, è una crema molto leggera, facile da utilizzare, si assorbe in un nano. Ciao, si assorbe in un nanosecondo, ma idrata bene. Mi piace anche come prodotto quando ne metto in modo abbondante, metto quei guantini, mi piace anche come prodotto, diciamo, d'urto perché è molto idratante, è molto pesante, ma non per questo di difficile assorbimento. Mi sto imbappinando, ma spero che si sia capito cosa voglio dire. Allora, che vi volevo dire più? Niente, mi sta piacendo. Queste recensioni sono tutte molto positive. Penultimo prodotto che voglio recensire è la mia crema viso di questo periodo, è della Botanica naturalmente, è la crema viso Essere Vitalize. Ora mi stavo strozzando. È all'argan,
Bio, crema viso con bioolio di argan, antietà, pelle luminosa e compatta, dermatologicamente testato. Vediamo se c'è scritto qualcosa. Un'emulsione velluntante formulata per contrastare i segni del tempo e chi ce l'ha e donare alla pelle un aspetto fresco e vitale. A tal fine si avvale del prezioso bioolio di argan, dalle proprietà idratanti e antiossidanti e del bioestratto di gemme di faggio. Stimolante e rigenerante per il tessuto cutaneo. È un vero e proprio trattamento rivitalizzante per un viso tonico e compatto, effetto giovinezza. Io non ho bisogno dell'effetto giovinezza, sono già giovane. Devo smettere. Devo cambiare spacciatore, voglio. Allora, l'olio di argan ricco di antiossidanti, acidi grassi essenziali e vitamina E. E il pregiato olio di argan viene estratto a spremitura a freddo dai noccioli di Argania spinosa, è noto per le sue preziose proprietà idratanti, elasticizzanti, antiossidanti e restitutive. Vabbè, applicare sul viso. È una confezione in vetro da 50 ml, in vetro con tappo in plastica di questo color senape, molto carino, anche se un po', la devo smettere. Ha il suo sottocoperchio ed è una crema ormai quasi agli sgoccioli, molto compatta. Un attimo, ve la faccio vedere qua. Eccola qua. Allora, è compatta, si stende con facilità. Con una piccola dose si riesce a fare tutto il viso. Io ovviamente lo aggiungo sul collo e sul décolleté. Lascia un profumo molto gradevole, mi piace. Io ovviamente lo utilizzo la mattina, la sera è raro che metto la crema, non mi, un po' mi scoccio, un po' mi dimentico. Quando mi ricordo se no metto quella mani, quell'avviso proprio sto distrutta nel letto, non ce la faccio proprio. Non lo dovrei neanche dire perché si deve mettere, ma non ce la faccio. Io ovviamente la metto un po' su tutto il viso e vado a stendere e fare i miei massaggini. Si assorbe rapidamente, la mattina non lascia una sensazione unta, come stavo dicendo prima, si assorbe rapidamente. La mattina quando ci si trucca poi in modo completo è comoda anche come base trucco. Mi sta piacendo per l'effetto giovinezza, eccetera. Vabbè, io ho le rughe di espressione qua e mi si sta facendo questa ruga qua in mezzo perché quando mi concentro faccio così, non lo dovrei fare. Quando me ne accorgo mi tiro anche la faccia, ma ormai tra un po' sicuramente uscirà ben marcato il segno. Non ho questi cedimenti di sorta, quindi non vi saprei dire, però come crema idratante mi piace molto. Ultimo prodotto per stasera è questo campioncino della Bottega Verde, della linea Marmorto, sorgente di benessere, latte corpo con sali del Marmotto tonificante. Ne avevo 5-6, non mi ricordo, l'ho utilizzato un pochino. Ottimo usato da solo, dopo il bagno o la doccia, in sinergia con i cosmetici della stessa linea. Allora, mi è piaciuto come profumo. Delicato, non insistente nel naso. Forse per chi fa la differenza profumi maschili rispetto a profumi femminili, forse ha una profumazione leggermente più per l'idea di profumo maschile che idea di profumo femminile. Mi ricorda un profumo forse che utilizzava il mio fidanzato un po' di tempo fa, ma non mi riesco a ricordare quale. Quindi questa cosa un po' mi è piaciuta perché quando me la mettevo, specialmente di sera, poi me ne andavo a letto e sentivo quel profumo del mio fidanzato e mi piaceva come sensazione. Ma non mi è piaciuta.